del 25 novembre, che è infatti la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nell'ambito delle iniziative organizzate a Pistoia in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'associazione culturale e ricreativa Pegaso della Polizia Municipale di Pistoia e il centro antiviolenza Aiuto Donna hanno organizzato nella sala convegni del comando di Via Pertini una serata formativa dedicata agli operatori di settore sul tema violenza di genere, teorie e linee di intervento. Nell'arco della serata si è parlato delle diverse tipologie di violenza assieme alle psicologhe Tania Sguerri e Marika Busciuni. È importante mantenere sempre l'attenzione alta sulla violenza di genere e purtroppo i fatti di cronaca ce lo insegnano. È necessario risvegliare le coscienze, prendere atto che le leggi non bastano, ma bisogna agire in maniera preventiva sulla mentalità, sulla cultura e su quello che è il ruolo che viene riconosciuto alla donna all'interno della società. Il numero 1522 che ha praticamente raddoppiato il numero delle telefonate giornaliere, passando da 200 a 400 al giorno, e per quanto riguarda i dati della nostra provincia, con le campagne di sensibilizzazione che facciamo come Centro Antiviolenza Aiuto Donna della Società della Salute Pistoiese 365 giorni all'anno, anche quest'anno ad oggi, che non siamo ancora alla fine del 2023, oltre 100 donne si sono rivolte al centro. L'anno scorso abbiamo iniziato con una panchina rossa che abbiamo restaurato e installato all'ingresso del comando, e quest'anno abbiamo avuto questa ambizione, diciamo, di provare ad organizzare questo convegno, che in realtà è una serata formativa per operatori. Operatori della Polizia Municipale o comunque di Polizia, che ci invita a riflettere sia su questo problema che purtroppo è ancora troppo radicato nella società, ci dà comunque elementi per riconoscere e aiutare una persona bisognosa d'aiuto, una donna bisognosa d'aiuto.